Una deludente prestazione di Rossoblù a Sant'Elia sancisce un mezzo passo falso del Cagliari, che perde l'occasione per superare ben tre squadre in classifica. Cede comunque il fanalino di coda al Monza e lascia invariato il suo distacco dal centro classifica. La squadra, priva della carica psicologica che Olivieri sa imprimere dalla panchina, ha ampiamente dimostrato che riesce ad esprimersi meglio in trasferta, con un gioco più fluido e più consapevole, mentre in casa, per una qualsiasi avversità, la invade una certa depressione e di conseguenza entra in affanno. Il Cagliari ha anche ieri subito due reali avversità. Anzitutto, dopo 8 minuti per uno stiramento, ha perso Montesano, che per caratteristiche è l'elemento adatto per le difese ermetiche, quindi il rigore sbagliato da De Rosa. Sono queste le due componenti che hanno caratterizzato il deludente 0-0, che non consente al cronista spreco di carte e di inchiostro, tanto scarsa è la cronaca. L'uscita di Montesano ha costretto Congiu, oggi in panchina, a mandare in campo Casale e quindi riportare De Rosa in affiancamento a Branca. De Rosa si è quindi ritrovato non a suo agio, con marcature precise, in una posizione che non gli è più congeniale. Siamo dell'avviso che il suo gioco sta subendo una chiara involuzione, nel senso che in una posizione più arretrata riesce ad esprimersi meglio. Quando poi l'arbitro Di Innocenzo, al 32esimo, ha indicato senza esitazione il dischetto per punire l'atterramento di Occhipinti in area retina, De Rosa, incaricato del tiro, ha palesemente sbagliato, consentendo ad Orsi, il portiere dell'Arezzo, una miglior figura. Un'altra componente non trascurabile è quella della forzata assenza di Venturi, il cui apporto risulta sempre notevole sia per la sua personalità da leader che per la spinta che sa imprimere alla squadra in fase di rilancio. La cronaca non consente molto. L'uscita di Montesano, il rigore mancato da De Rosa, quindi la più grossa palla gol della partita. Ugolotti, fruendo di un rimpallo favorevole su Marchi, si presenta solo al limite dell'area, al 24esimo, ma Sorrentino, uscendo di piede, riesce ad evitare il peggio, rimediando soltanto un calcio di punizione per intervento irregolare del portiere, appunto, su Ugolotti. La ripresa non ha fornito spunti tecnici diversi, con il rossoblù alla disperata ricerca di quella rete che avrebbe concesso loro un miglior Natale, ma la preoccupazione del risultato ad ogni costo, la prestazione incolore di alcuni, la perdita di Davin per stiramento, l'assenza di un elemento catalizzatore come Montesano e forse il complesso del Sant'Elia hanno condotto lo 0-0 stancamente fino al 90esimo. Spogliatoi moderatamente euforici quelli dell'Arezzo, che ha salvato, almeno fino alla ripresa del campionato, la panchina di Russo, mentre da parte rossoblù il mezzo passo falso è stato in parte dimenticato dalla nuova atmosfera dirigenziale creatasi con il passaggio del pacchetto di maggioranza azionario a nuovi dirigenti. Per la società forse un nuovo look, che però non conforta, poiché quello che conta sono i punti in campo. È meglio non dimenticarlo, come è meglio d'ora in poi pensare definitivamente alla squadra e al calcio giocato. Abbiamo sentito Olivieri, Tonino Congiu e Gigi Riva nella sua nuova veste di massimo dirigente del sodalizio. Un Cagliari tutto diverso da quello di Bologna. C'è una metamorfosi tra un Cagliari in casa e il Cagliari fuori casa.